Scusate, la settimana scorsa non so, sono stato degnamente sostituito dalle docenti, perché Lina è l'altra docente, c'era anche un'altra docente. Sì, Mariosa Iacobelli, di storia e filosofia. È stata una cosa molto bella per i ragazzi, anche per chi era presente. Questa settimana sapete che abbiamo una settimana molto impegnativa, abbiamo fatto ieri l'incontro al Torregato con Ferdinando Imposimato, oggi abbiamo Gaetano Troisi, abbiamo l'incontro dopodomani al villaggio dei ragazzi a Maddaloni sul microcredito e poi sabato finiamo con Maurizio Giovanni, il nuovo libro di Maurizio Giovanni, Bassani di Rizzo Balconi, che presentiamo a Carano e Sessarunco, che non solo un caro amico che non vedevo da tanti anni, che è l'editore, il grande editore alternativo, perché veramente nonostante gli anni che passano rimane alternativo, di controcorrente, che è Pietro Golia, che sta lì dietro. E devo dire che è un esempio di coerenza, di impegno che si è mantenuto nei quanti anni sono? 30 anni, 40 anni? Trentina d'anni, ci sei vicino alla trentina d'anni. Io dico veramente un esempio di impegno e di coerenza. Quindi è un piacere di averti oggi qui con noi, ovviamente ti invitiamo a ritornare a raccontarci. Spesso abbiamo avuto presentazioni dei tuoi volumi, ripeto, quando abbiamo il nostro amico Sterricchio, che è socio della fondazione che si occupa del gruppo Neoborbonico, diciamo così, siccome i tuoi libri sono quasi tutti editi, cioè loro editano quasi tutti i loro libri con te, quindi abbiamo spesso avuto le presentazioni di tuoi libri. Oggi invece parliamo di, quindi settimana molto impegnativa, esterna e interna. Oggi però abbiamo il piacere di avere un amico, un carissimo amico che è Gaetano Troisi. Abbiamo già presentato Gaetano in un'altra occasione, è uno straordinario intellettuale dei nostri tempi, quindi come tutti gli intellettuali dei nostri tempi veri, non ha quella... è sempre un po' contro, come Pietro, è un po' controcorrente, non ha quella risonanza che hanno le persone che cercano il consenso più che l'immagine, facile consenso, quello che io chiamo la pragmatica del consenso, questo tentativo di elaborare sempre un meccanismo consensuale su tutte le cose per poter arrivare poi sempre a un compromesso, una mediazione quasi sempre al ripasso. Devo dire, il tuo libro, che io sul quale ho avuto delle perplessità, intitolandosi La grande muraglia nel porto di Salerno, ovviamente trovandoci nella provincia di Benevento, chi va a rappresentare la grande muraglia nel porto di Salerno, nella provincia di Benevento, ovviamente sai la mia deferenza verso il tuo, quello è il tuo zio, Dante Troisi, il tuo zio, quindi sai con quanto entusiasmo ho accolto l'idea di presentare un libro su Dante Troisi, sai che io volevo fare il premio Dante Troisi qui a Telesi, poi un po' si è attenuata quella cosa per una serie di ragioni che poi elaboreremo quando ci rivediamo, adesso non è il momento, però il mio interesse era quello di, dopo una volta letto il libro, perché ho mantenuto l'impegno sulla presentazione, perché secondo me questo libro individua alcuni filoni argomentativi che vanno al di là di Salerno, poi li andiamo ad analizzare, però il tema fondamentale di questo libro, a mio giudizio, è che una prospettiva di sviluppo è possibile se si immagina lo sviluppo, non necessariamente sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista delle politiche territoriali, non si immagina come uno sviluppo precostituito. Precostituito come accade, come è accaduto a Salerno, precostituito attraverso un meccanismo che tu con grande garbo chiami proditorio, non lo dici tu, lo dico io, la parola proditorio la utilizzo io, perché hai raccontato come De Luca è diventato sindaco, era vice sindaco, è diventato sindaco, il meccanismo con il quale è diventato sindaco, questo meccanismo si è consolidato, il consenso si è consolidato,
E sembra che tutti questi sindaci un po' sceriffi, come tu stesso lo chiami, tu lo chiami così, cioè, questi sindaci un po' sceriffi, proprio anche noi in questa zona ne abbiamo avuto uno, abbiano la passione per la cementificazione, cioè che, lo sviluppo si realizza attraverso le colate di cemento portate sul territorio. E come tu dici molto bene, questa scelta di sviluppo in realtà è una scelta di corto respiro, perché mentre porta una ricchezza nell'immediato, in realtà poi depaupera il territorio, depaupera il suolo, il territorio eccetera, ma determina poi tutta una serie di conseguenze negative che si riverberano nel tempo, e quella ricchezza alla fine si stempera fino a scomparire, e tu questo lo dici con molta chiarezza. E poi accanto a questo parli della democrazia, dei valori della democrazia, che ti è particolarmente caro questo argomento, lo so, e per la verità cominci con la citazione di alcuni, il tuo punto di partenza e la citazione di alcuni, di alcuni momenti topici della cultura, della nostra povera cultura del sud. Parli di Francesco Rosi, delle mani sulla città, il famoso sacco degli anni 50 di Napoli. Parli del tema, un tema a me particolarmente caro, che tu analizzi, che anche a te è molto caro, il tema della società chiusa, cioè il meridione come società chiusa, poi ce lo racconterai meglio tu, perché io faccio solo dei flash introduttivi. Parli di Leonardo Sciascia, la Sicilia come metafora, e in particolar modo di Leonardo Sciascia, tutti sapete, il 1960, il suo libro famosissimo, Il giorno della civetta, il primo che in Italia ha parlato della mafia non come... fenomeno, peraltro Giovanni, che ho lì in fondo, Giovanni Franco, che sta lì in fondo, mio studente, ha fatto un bellissimo intervento scritto nell'ambito del mio corso di diritto e letteratura, ha scritto una bellissima relazione sul rapporto tra mafia e letteratura, e ha ricordato che la parola mafia nasce come una parola graziosa, come quando dico una donna mafiosa è una donna graziosa, avvenente, convincente per i suoi modi, eccetera. Quindi la mafia nasce da un'altra cosa, lui ce lo racconta molto bene in questa relazione, parte dal 1838, poi dal 1863 per arrivare poi ai giorni nostri. Però Leonardo Sciascia ha rivelato la mafia come un fenomeno criminale, e racconta, partendo al giorno della civetta, dall'omertà mafiosa, tutto quello che accade in quel libro splendido che qui non ho letto, consiglio di leggere, che è stato ovviamente un film, quasi un film. Leonardo Sciascia è un autore strano, un autore difficile, complesso, un altro degli autori contro, che però ha avuto sempre un grande successo con la cinematografia, cioè tutti i suoi libri diventavano film. E ci ricorda questo straordinario personaggio, anche lui siciliano, Girolamo Li Causi, che pochi sanno, che è uno dei pochi... Un grande comunista, siciliano, fondatore del Partito Comunista in Sicilia, e, credo che ce lo ricordi tu, che era un uomo che non acquistava beni di proprietà, perché diceva che i comunisti non potevano avere beni di proprietà, quindi con quei pochi soldi che aveva lui li reinvestiva interamente in quell'ideale comunità partitica che era il suo appunto partito di riferimento. 1986, morto nel 1977 a Roma, nato a Termini Imerese nel 1986, il primo segretario del Partito Comunista siciliano. E ce lo ricordi, ti ricordi questo straordinario personaggio, ci ricordi Pasolini con Compromesso Storico, ci ricordi il tema dello spessore della cittadinanza, poi arrivo al Crescent, poi il Crescent è la questione centrale, ma del Crescent vi parlerà interamente Gaetano. Lo spessore della cittadinanza, che cosa significa essere cittadini nel dissenso, significa perseguire la verità, cita Alexis de Tocqueville, che sapete tutti con il suo libro La democrazia in America del 1831, parla del tema della maggioranza come un tema non necessariamente democratico. La dittatura della maggioranza. Sì. Ci parla quindi, l'ho già accennato prima, del problema del capo senza ragione, e del capo senza ragione soprattutto che spinge gli altri esseri umani, in particolar modo i cittadini di una cittadinanza compressa, repressa, limitata per quanto apparentemente democratica, li spinge verso un'idea che tutto nel miglior modo, se si determina questa convinzione fallace, che lo sviluppo sia portare ricchezza, una ricchezza immediata nelle tasche dei cittadini stessi. I giovani avranno lavoro se noi facciamo dei grandi cantieri sui quali i giovani nei quali i giovani potranno essere assorbiti.
Tutto quello che viene dopo, e io dopo te lo chiederò, è relativo rispetto a questa premessa. Questa premessa, poi te ne chiederò specificamente, perché poi è un punto specifico sul quale ti vorrei sentire, è la vicenda di Adriano Vivetti, che tu poni verso la fine del libro, che per me conclude questo tuo percorso ideale in relazione all'esperienza di quel suo movimento straordinario, che era la comunità. E, devo dire, questo libro è un libro, come tutte le cose che scrive Gaetano, a cui sono legato da un rapporto non solo di stima ma anche di affetto, anche per le origini comuni irpine, reciprocamente, affetto e stima, è un libro quindi paradigmatico. A me non sembrava che parlasse solo di Salerno, per questo poi l'ho voluto presentare qui a Telesedere. Non parla solo di Salerno, parla delle cose di cui vi ho parlato, e secondo me ne parla nel modo in cui ne parla Gaetano, cioè dicendo: ma siamo sicuri che quello che sta accadendo oggi a Salerno sia la vera alternativa di sviluppo in un'area come quella, che pure qui ha sperimentato questo genere di approccio, forse in una maniera ancora più violenta, ancora più inquietante. Qui ci sono state delle inchieste giudiziarie piuttosto pesanti, hanno dovuto avere luogo a degli arresti, hanno dovuto adesso, poi senza entrare nel merito di quelle inchieste, che ovviamente noi siamo, io e te in particolar modo, essendo stati toccati direttamente da queste vicende, siamo dei garantisti, dei super garantisti. Però dico, quel modello di sviluppo qui è stato anche sperimentato, quindi mi faceva piacere che quell'idea di sviluppo, che lì è vincente, apparentemente vincente, lì ha avuto nelle ultime elezioni di Luca quanto ha preso? 75% dei consensi, che in quel modello di sviluppo siamo sicuri che sia il modello di sviluppo vincente? Questa è la domanda che si pone, che tanto questa è la domanda che mi sembra problematicamente necessario che ci poniamo anche noi, che viviamo in un'area in cui questo tema è stato non solo affrontato, sviluppato e portato avanti, ma dato luogo anche dei momenti di crisi istituzionale, penso in particolar modo al commissariamento, e di crisi sociale, perché poi tutta quella ricchezza che sembrava ricchezza si è tramutata in povertà. Quindi raccontaci l'idea del libro, raccontaci il senso paradigmatico di questo libro. Dunque, è uno scenario ampio nel quale c'è tutta la nostra storia, la storia del Mezzogiorno in particolare. Naturalmente il tema è tanto vasto che non si presta ad essere trattato, diciamo, dall'inizio alla fine, con tutti i temi che tu hai diligentemente posti alla nostra attenzione. Io dovrò limitarmi necessariamente alla scelta di alcuni punti, direi nevralgici, di questo discorso. Il tema che mi sembra più interessante è questo: che uso ne facciamo del nostro territorio? Riteniamo davvero che lo sviluppo si possa incardinare sul consumo a oltranza del territorio? Questo l'hai già detto tu, e quindi io non posso che confermare che si tratta di una prospettiva fallace, effimera, di corto respiro, perché quello che sta succedendo a Salerno in effetti è emblematico di tutta una situazione, non voglio dire nazionale, ma sicuramente meridionale, dove non si conosce altro che l'industria del mattone. Ma l'industria del mattone che cosa fa? In parole povere, che fa? Sceglie un territorio, consuma il territorio, piazza il fabbricato. Il reddito che dà il fabbricato è limitato nel tempo, perché gli operai che lavorano per il tempo necessario alla costruzione del fabbricato, e una volta raggiunto l'obiettivo si creano delle rendite parassitarie che si aggiungono a quelle di prima, e quindi è una specie di cappa di piombo che domina l'economia e impedisce lo sviluppo in altre direzioni. Perché non è vero che lo sviluppo sta soltanto nel mattone. Chi ha la possibilità di girare il mondo e l'Europa senza andare tanto lontano, vede che altrove sono molto sviluppati i servizi. I servizi che da noi invece sono limitatissimi, e se vengono resi per lo più dagli enti pubblici in una maniera disastrosa. Ed è esperienza comune come in questo settore, diciamo, c'è tanto da lamentarsi, ma quello che preoccupa maggiormente è il fatto che questo tipo di sviluppo, che mangia se stesso, non crea
non crea posti di lavoro in modo da soddisfare la domanda di lavoro giovanile in modo particolare. Le ultime statistiche dicono che la disoccupazione giovanile in Italia è al 40,1% e nel sud è sicuramente molto molto rilevante. Allora questo tipo di sviluppo non crea altre opportunità di lavoro e quindi è uno sviluppo fallace, uno sviluppo che non può durare. E alla fine, esauritosi il ciclo del mattone, ci si avvita intorno a se stessi e si creano poi delle conseguenze negative. E quali sono? Innanzitutto la fuga dei cervelli. I giovani non trovano sul posto possibilità e occasione di lavoro e quindi pensano ad andare fuori, i più intraprendenti, quelli che hanno delle professionalità adeguate, e quindi è un depauperamento continuo. E poi c'è l'altra conseguenza che non è meno, diciamo, grave, quella del potere pubblico che si avvita anch'esso su se stesso e cerca di creare al suo interno delle occasioni di lavoro che in effetti distruggono altre risorse. E quindi c'è un impoverimento, diciamo, generale che si avvita su se stesso e determina una sorta di incapacità di vedere oltre, di creare occasioni di lavoro richieste dalla società moderna in continuo, diciamo, divenire. E quindi è un fatto negativo da ogni punto di vista. E poi c'è da dire che il suolo, una volta occupato, una volta distrutto con il fabbricato, è perso per sempre. Ed è questo il caso, perciò il caso di Salerno è emblematico, perché la scelta del suolo è avvenuta nel cuore della città, nel cuore del porto antico costruito da Manfredi di Sveglia. Era l'ultima zona libera che poteva essere suscettibile di usi alternativi, ma di questo parleremo dopo, e invece si è tornati sempre sulla politica vecchia e, diciamo, e distruttrice di risorse. Appunto, i palazzinari hanno sempre la meglio, questo è il punto, ma non succede solo da noi, succede in tutto il Mezzogiorno in modo particolare, perché non ci sono rapporti con Nord Europa. Noi siamo chiusi in noi stessi, quindi il discorso sulla società chiusa, essendo venute meno o non ricercandosi relazioni con le zone più sviluppate, che sono appunto nel nord Europa, non creandosi collegamenti anche a livello, non so se posso dire a livello universitario, forse no, perché voi siete meglio collegati, ma in concreto... Il caso del bacino della Rur. Il bacino della Rur pure è un caso esemplare da questo punto di vista, perché il bacino della Rur, ecco, anche lì un grande impianto industriale dismesso, le acciaierie della Rur, che sono grosso modo grandi il suolo residuale, grande più o meno quanto la Campania, grosso modo. E quindi non hanno costruito i soliti palazzi, hanno costruito delle infrastrutture di tipo, diciamo, ricreativo, degli alberghi, delle attività, diciamo, diversificate nel campo del tempo libero, di modo che c'è una grande attrazione a fine settimana in modo particolare, per cui i frequentatori di questa nuova zona urbanizzata ammontano grosso modo a 2 milioni, quasi raggiungono il livello dei turisti che vanno a Pompei. Quindi alla base di questo sviluppo che cosa c'è? C'è l'invenzione su come invitare la gente a passare diversamente il tempo libero. Io non ci sono stato, ho letto queste cose, la zona l'ho soltanto attraversata più volte
in auto perché vivo obbligato, perché si va in Belgio, a me tocca andare lì ogni tanto per motivi di famiglia, e quindi io vedo da lontano queste cose che sono veramente belle anche a vedersi sul piano estetico, perché innanzitutto c'è un rapporto equilibrato col verde, da noi non esiste questo, e quindi siamo affogati nelle nostre città. Se uno vuole pigliare un po' d'aria fresca, apre la finestra e si trova davanti a un muro, tanto per dire. I più fortunati vedono il mare da noi, ma non tutti hanno questa fortuna. E quindi, come si vede, sono delle risorse che noi abbiamo e le distruggiamo per una miope utilizzazione. Però vi permetto di dire solo sì, prego. Parliamo comunque di cittadini che hanno un diverso punto di vista su come trascorrere il tempo e la vita. Cioè, voglio dire, il cittadino ad esempio estero più che altro vuole trovare degli spazi verdi altro, mentre il cittadino campano, il sud generalmente è così, al sud non interessa praticamente trascorrere il tempo libero, lui va trovando gli appartamenti, palazzi, e questo non fa altro che nutrire poi sì, le bramosie dei palazzinari. Questo è senz'altro vero. Ritorniamo per un attimo, al punto centrale. Sì. Che cos'è? Cos'è accaduto poi a Salerno che ne possiamo ritenere quindi un fenomeno paradigmatico su cui poter riflettere per ragionare poi sulle cose? Esatto, è accaduto proprio questo, che la zona, l'ultima zona libera del centro storico è stata sacrificata in questo modo. Per fare cosa? Per fare che cosa? Non hanno letto il libro. Hanno costruito una grande piazza in cemento sopraelevata, che io chiamo Piazza Solpacco, ma stranamente il sindaco la chiama Piazza della Libertà, senza che vi sia stato una delibera di giunta, perché la procedura è questa, che determini, che decida su come da dare alla piazza. E quindi è frutto, ormai nell'uso comune Piazza della Libertà, ma se uno va a indagare se c'è stato il procedimento amministrativo corretto per non si possa, piazza, non c'è. Allora, questa piazza allora, Soppacco, questa zona sì, sopraelevata, c'è cioè tornato. E che cosa? Il sud è stata costruita sull'acqua, perché la zona è ricca di falde freatiche, acqua che scende dalle colline e si congiunge all'acqua del mare. E naturalmente è un pericolo perché questo comporta instabilità di tutta la zona, un pericolo anche per i fabbricati più o meno contigui, ed è un pericolo perché, essendo state fatte delle fondazioni molto profonde, l'acqua non circola più liberamente come prima, e quindi hanno studiato i tecnici un sistema di pompaggio che funziona 24 ore su 24, a meno che non si scassi una bomba, per far circolare l'acqua che prima circolava liberamente senza queste barriere. Questo è un problema che abbiamo con noi a Napoli, vedete che se ne continua. Ma adesso che è successo? È cronaca fresca di pochi giorni fa. Il quarto piano del municipio, costruito in epoca fascista dal famoso architetto Piacentini, che sapeva costruire, Piacentini, il quarto piano ha avuto delle scosse inspiegabili, per cui l'intonaco è caduto al quarto piano, e adesso c'è un'allarme generale, hanno dovuto sgombrare il quarto e il terzo piano per fronteggiare questo fenomeno nuovo, che da almeno 80-90 anni, da quando è stato costruito il palazzo, che è solidissimo, non si è mai verificato. Allora, se questa cosa succede nei confronti di un palazzo così ben strutturato, che cosa non dovrà succedere per i palazzi vicini? Allora, spieghiamo. Abbiamo fatto questa grande Piazza della Libertà, che non ce la delibera. Più grande di Piazza Plebiscito, dice il sindaco, e si manta di questa gloriosa conquista. E che cosa accadrà? Cosa si realizzerà in questa piazza? Una piazza per manifestazioni, grandi eventi che lui sogna. Ogni tanto faremo un grande evento. Il crescente che cos'è? È un semicerchio che si costeggia la piazza per una lunghezza di circa 250 metri di semicerchio, e quindi si eleva per 34 metri, e in questo semicerchio
sempre in cemento armato, una costruzione possente, mastodontica, sono infilati 240 appartamenti circa, circa 240 appartamenti. E ogni appartamento avrà il posto auto sotto la piazza e il posto barca nel mare vicino, il quale mare è già diventato oggi una stia per polli. Quindi vi lascio immaginare che succederà quando sono 240 appartamenti, quindi bisogna creare altri 240 posti barca e dunque ci sarà un'ulteriore segmentazione della superficie del mare, quindi sarà. Come tu spiega il sindaco tutta questa... Con un presunto interesse pubblico, lo sviluppo, e qui veniamo allo sviluppo. Noi creiamo lo sviluppo economico, creiamo i posti di lavoro, eccetera, eccetera, l'indotto. Ma quale può essere l'indotto di una costruzione di questo tipo, che oltretutto danneggia il centro storico da un punto di vista innanzitutto estetico, e quindi bisognerebbe andare un po' al mare, guardarlo da lontano per vedere l'impatto obbrobrioso che si nota proprio, anche i ciechi lo vedono. E naturalmente, a parte il crescente, fatto... dunque, crescente significa mezzaluna, sì. Semicerchio, strada, lato di strada a semicerchio. Sì. Una parola in inglese. Gli architetti poi si divertono a pescare queste parole per coprire anche le brutture che sono parte della loro fantasia. Allora, l'inizio di per dare un'idea plastica immediata, si pensa all'inizio di Regent Street, nel cuore di Londra, Piccadilly Circus, sì. Dove l'elegante strada in curva inizia con due crescenti, l'uno di rimpetto all'altro, si frangeggiano sugli opposti versanti, graziosamente ordinati secondo una linea semisferica. Raggiale, ma nel nostro caso mancano la grazia progettuale e l'autorevolezza dell'architetto che ha sapientemente inserito la mezzaluna londinese nel contesto urbano. Sì, io ho visto questa via Regent Street, che sono effettivamente due crescenti, due mezzalune che si fondeggiano naturalmente in senso opposto, no? Sono armoniosamente, almeno io le vedo così. Hanno un senso di armonia reciproca, si inseriscono perfettamente nel contesto urbano e hanno una funzione in gran parte destinata a uffici, la City di Londra è in gran parte in quel posto. Dunque hanno uno scopo, hanno una funzione. Quindi qual è la funzione? Tu dici qui non c'è. Non c'è, perché i 240 appartamenti, una volta occupati, saranno occupati o da residenti o, come già si vocifera, da persone ricche che vengono da fuori, perché i prezzi sono altissimi e non tutti si possono consentire l'acquisto di un appartamento in quel posto. Ma una volta che l'hai occupato, tu o lo occupi d'estate o lo occupi durante l'anno per sempre, ma che indotto ti può dare l'occupazione di un appartamento? Qui è il punto. Poi accanto al centro storico, che è ricco di negozi, sai, di attività artigianali, la tradizione e così via, tu piazzi un altro edificio che, alla cui base dovrebbero esserci altri negozi, altri uffici, eccetera, eccetera. Ma dico, la città di quanti abitanti dovrebbe essere? Quanti abitanti dovrebbe avere? Quanti milioni di persone per coprire tutte queste opportunità, ammesso che abbiano uno sviluppo? E in ogni caso sono attività oggi come oggi destinate a distruggere quello che ci ha dato la tradizione, quello che ci ha dato lo sviluppo fino a questo punto conseguito. E cioè, tu infatti poi ci di Alfonso Gatto, ma vorrei capire, ma tu vuoi, che idea c'hai dello sviluppo di Salerno, ma di Salerno in generale, di una città, sì, cioè, una cittadinanza. Quando penso allo sviluppo, non penso allo sviluppo del mattone, la prima cosa. Mattone ne abbiamo già troppo, tant'è che le abitazioni che si costruiscono sono di gran lunga superiore al fabbisogno. Qua ne abbiamo una prova. Pure per essere. A Salerno è direi una situazione patologica. L'architetto lo conosce a tutti. C'è l'architetto qui presente, mi fa piacere fare questo discorso. No, ma io non sono stato. È stato una no, c'è tutto il senso. Nel 1985 era stato affidato l'incarico del piano regolatore, siccome. A Salerno? No, a Terese. A Terese. Poiché in una conferenza mi permisi di dire che dovevamo farne
qui c'è un complesso termale, sorge dell'acqua solfurea, insomma si fa un po' di termalismo, turismo e altre cose, e mi permisi di dire che doveva essere una città giardino, una cittadina giardino. Mi tolsero l'incarico. Sì, perché la parola giardino è quello che non era funzionale all'inizio. No, assolutamente. Mi tolsero l'incarico e poi hanno approvato un piano regolatore nel 1989 e in 20 anni abbiamo circa 600-700 appartamenti realizzati, non venduti, né ficcati, e sono dei crisantemi di calcestruzzo. Benissimo. Questa situazione si registra. Si è fatta apposta per la, così anche lì. Ci sono dei palazzi, che sono stati costruiti di recente e che hanno dovuto attendere perlomeno 15 anni per essere venduti, ma solo parzialmente. E oggi ci sono altri palazzi nuovi fabbricati, sfitti, invenduti. E innanzi a una situazione di questo tipo. Andare a investire in quel posto, a distruggere quel suolo per creare che cosa? Niente di nuovo, niente di alternativo, ma soltanto per aggravare la situazione generale fanno il crash. E quindi qui chiamo in causa anche gli architetti, l'architetto Bofill, lo spagnolo, che ha progettato. Lo hanno chiamato la Spagna. Appunto, come se noi non avessimo. Altro aveva fatto delle proposte più sagge. Dopo lo dirò. Boigas. Dunque, Bofill fa questa progettazione. E io in questo modo di procedere del progettista intravedo soprattutto una responsabilità professionale ed etica. Perché non basta fare il progetto bisogna farlo come si deve, inserirlo innanzitutto nell'ambiente, non distruggere l'ambiente, ma arricchirlo semmai. E poi la dimensione. La interrompo subito. Prego, un attimo. Prego. Ma siamo nel centro storico. Sì. Siamo in un porto storico. Storico. La sorrisendenza. Il geologo. Coloro che dovrebbero salvaguardare, che dovrebbero essere i paletti precedenti alla progettazione, quindi alla realizzazione, dove sono? Guarda, ti ho detto, qui è successo un fatto, un fenomeno strano, che io chiamo, diciamo, molto sinteticamente corruzione delle coscienze. Corruzione delle coscienze. Perché, tanto per stare nel tema, l'ente che avrebbe dovuto esprimere un parere, la sovrintendenza, ha lasciato decorrere il termine e non ha espresso il parere. Perché è stato presentato ad agosto il progetto, ne ha parlato Report 3 giorni fa, ha spiegato tutto. Scusate, questa cosa mi è piaciuta molto, mi hanno detto, lo dico pure per l'editore. Incontro ieri, quando sono andato all'incontro con Ferdinando, così, ma dice, ah, fai questo incontro con Ferdinando Risi sulla muraglia, la cosa di Salerno, ma l'avete fatto perché è uscito sul Record? No, veramente non l'avevamo programmato prima, quindi non sapevamo niente di Record. Invece poi è uscito la questione sul Record, quindi hanno pensato ci fosse un collegamento. Quindi ringrazio, siamo stati tempestivissimi. Può darsi che i mandati dalla Campanella, i giornalisti inviati dalla Campanella abbiano avuto questo libro, perché a Salerno più o meno circola, anche se circola con una certa prudenza, perché voglio raccontarvi che una delle edicole alle quali era stato dato il libro, proprio sotto il municipio, c'è il portone dove si entra, accanto c'è un'edicola, e là naturalmente fu portata una locandina dove si mette in evidenza il libro, la copertina e il libro. È stato lì una mezza giornata. L'editore, il giornalaio mi chiamò tutto allarmato, dice avvocato, mi dispiace, vi devo dare una brutta notizia. Che è successo là? Cioè? Ma poco fa è venuto un signore da sopra, ha detto levate a là che è la cosa. Proprio con lo stile perfettamente cavolo. Levate a là che è la cosa. E quindi praticamente lui ha dovuto togliere per via dovere. Ciò nonostante ci ha venduto 3 copie là sotto, proprio carbonate. Quindi c'è un clima di intimidazione che e per si chiama Piazza Libertà. Nonostante ci sia
alla Piazza della Libertà, c'è questo clima, per cui molte volte questo libro circola con i Samizdat sotto banco. Sì, quelli sono fatti per chi ci crede. Sì, ma io vorrei proprio per dare la misura del personaggio, se no dico chi è che fa queste cose, vi dico soltanto chi è, e non sono io a dirlo. Non dobbiamo perdere mai l'umiltà, non dobbiamo mai dimenticare che noi veniamo dalla terra, noi che siamo della povera gente, mai perdere la testa, piuttosto dobbiamo dimostrare che Salerno può diventare un esempio per tutta Italia. Dobbiamo dimostrare che sulla base del sacrificio, della serietà e della dedizione al bene comune si possono fare veramente grandi cose. Questo dichiarava quel personaggio riportato dai giornali. Dopo che aveva vinto il 75%. Sì. Dopo che esatto. L'esito elettorale. Sì, sì, sì. Il bene comune oramai è sulla bocca di tutti, i beni comunisti oramai sono molto diffusi, c'è anche il mio amico Comattei, uno dei fondatori del movimento dei beni comunisti, insieme a Rodotà, illustre giurista italiano, in cui ho molti dubbi sul dato dell'articolo illustre ovviamente. Però il dato che invece mi interessa molto mettere in evidenza, che tu stavi affrontando, era quello dell'architettura di questa città. No, anche la procedura adottata, la procedura per varare, e quindi vorrei rispondere all'architetto, la procedura è anche importante. Ed è stata, diciamo, frutto di una violenza perfida, direi. Che cosa è stato escogitato? È stata nominata una commissione di 3 persone, un ingegnere e 2 geometri, i quali hanno dovuto esaminare tutti i progetti che concorrevano per appunto edificare questo suolo. E naturalmente, pensate, un ingegnere e 2 geometri, non un professore universitario. Almeno un'opera così importante, vuoi mettere un architetto almeno? Ce lo vuoi mettere? No, 2 geometri e un ingegnere. Cioè 3 yes men dipendenti del comune, yes men, che devono dire per forza sì, obbedire ai comandi. E non ci dobbiamo meravigliare se il progetto risultato vincitore è quello di Bofill, cioè Rosa, che a solo vederlo veramente c'è da tremare. E quindi c'è questo vizio non formale ma di sostanza che ci fa aprire gli occhi su che tipo di democrazia noi viviamo. Che cos'è questa democrazia? Che significa democrazia? A livello, diciamo, pratico, nelle procedure che si adottano c'è un prepotente che le studia in tutti i modi possibili, si serve del suo potere grandissimo per violare, diciamo, non la forma ma la sostanza delle scelte, per fare quel che gli piace. La maggioranza elettorale astutamente costituita gli dà i numeri a favore, e dunque torniamo a Tocqueville, la dittatura della maggioranza. Allora il paradosso è questo, secondo me, che in un sistema formalmente democratico noi subiamo una dittatura. Sarà vero o non sarà vero, è certamente materia di riflessione. I risultati sono quelli che sono. L'opposizione non conta, 2 o 3 persone, 4 persone, per quanto bravissime, per quanto volenterose, diciamo, e disposti a fare tutti i sacrifici di questo mondo, non possono assolutamente fronteggiare un Moloch che si muove in questo modo. E allora che democrazia è la nostra? È veramente un sistema apprezzabile, insomma, corrisponde alle aspettative della Costituzione, e quindi vengono fuori tante considerazioni anche di ordine giuridico, di ordine politico, di ordine storico. E io dico, sicuramente dal mio punto di vista è un tradimento della Costituzione. Senti, 2 domande. Sì. La prima relativa alla vicenda giudiziaria che ha anticipato l'arrivo, l'avvento, chiamiamolo così, per essere sacrali, l'avvento di De Luca.
La vicenda giudiziaria, che ovviamente anche quella si è risolta in niente, anche se poi il povero sindaco Giordano non l'ha vista, questa è la fine della sua vicenda giudiziaria. Vorrei ricordare un attimo che era una persona, sì, per una persona per bene, merita un nostro ricordo, anche riconoscente, affettuoso, e direi anche civico, perché è stato ingiustamente nel pieno della Tangentopoli italiana colpito da certi giudici troppo intraprendenti, che avevano bisogno di fare certe cose per il bene comune, come siamo sempre, il bene comune è sempre il riferimento costante di ogni nobile azione, in particolare le azioni che a volte mettono in essere certi signori dotati di un potere estremo del quale non rispondono mai, perché il fenomeno che si è verificato è questo: un PM, Michelangelo Russo, io faccio nomi e cognomi, ho le carte per dimostrare queste cose, che fa? Istruisce fa un'istruttoria a carico del sindaco Giordano, accusandolo di abuso potere e un'indagine, poi naturalmente si fa l'istruttoria, la montagna di carte cresce, poi arriviamo all'arresto che viene autorizzato dal giudice che condivide quella manovra e così via. Il risultato qual è? Che il povero Giordano, che si è fatto tanto per fare per esempio il Trigerone, per scoprire dove c'era la ferrovia, voi qualcuno è stato a Salerno, no? Conosce la ferrovia che spaccava e spacca tuttora a metà la città? La ferrovia è stata coperta e con un'opera gigantesca che è chiamata e conosciuta con questa parola, Trincerone, e quest'opera l'aveva organizzata il sindaco Giordano, il quale a un certo momento viene messo sotto accusa per presunte irregolarità, comunque a farvela breve viene assolto dal tribunale, poi naturalmente la sentenza di primo grado viene impugnata al pubblico ministero, si instaura il processo in appello, e la disgrazia è questa, che lui muore 2 mesi prima che uscisse la sentenza con la quale viene assolto da ogni imputazione. Questa è la sua. Intanto il frutto di questa azione è stato raggiunto, perché proprio quando c'è stata l'incriminazione di Giordano costretto a dimettersi, fa largo al suo vice, il quale naturalmente piglia in pugno la situazione e passo dopo passo arriva a installarsi sul seggio e sta lì da quasi 30 anni e in ultimo ci fa questo bel regalo. Questo è il percorso. Ovviamente nessuna solidarietà al sindaco che era stato arrestato, io ricordo anche quei giorni, quindi fu abbandonato a se stesso. Esatto, tutte le persone che vivevano queste condizioni. Perché quando si verificano questi fatti abnormi, allora la gente comune dice: ah, ma se quello è stato arrestato qualcosa l'avrà fatta. Quindi questo è il primo pensiero, e quindi tutti quanti pigliano le distanze come fosse un attestato. Poi naturalmente a distanza di anni, quando la persona è stata maciullata moralmente, fisicamente, economicamente, allora viene fuori la verità: ah, ma quello non aveva fatto niente, grazie, me lo dici 5 anni dopo 10 anni dopo, quando la frittata è fatta e ha creato un nuovo corso politico. Quindi questo è il punto. Se questa è una democrazia, ci apri ad un ragionamento su Tangentopoli che ci porterebbe molto lontano, che io farei con grande piacere, ma con numeri situati e con le persone giuste, senza anche con la tua partecipazione, ma con persone che ne parlano seriamente di questo evento nefasto della storia italiana, sulla quale qualche cosa è un bubone che non si riesce ancora a sciogliere. Andrebbe detto. Vorrei però terminare con te con una riflessione su Adriano Olivetti. Adriano Olivetti, sapete tutti chi era, rampollo di una famiglia ricca, una famiglia che realizzava grandi investimenti, che è stato anche vicino al fascismo per molti aspetti, perché lui per un periodo è stato vicino al fascismo, poi se ne è distanziato, ha avuto dei problemi, infatti se ne è distanziato, comunque al di là dei rapporti col fascismo, ha dato luogo a questo movimento straordinario, il Movimento Comunità, che ha portato anche dei rappresentanti in Parlamento, poi con la sua morte ovviamente si è estinto tutto, e ha dato anche un modello di sviluppo interno all'azienda
e per molti aspetti esemplare. Ce ne vuoi, ci vuoi raccontare brevemente? Perché lo citi? Lo cito perché l'ho conosciuto a Napoli. L'hai sentito parlare in una conferenza? L'ho ascoltato, no, un suo discorso al cinema Fiorentino. No, come si chiama? Quello che sta via dei Mille, al cinema delle Palme. A delle Palme. E quindi fece un discorso memorabile, ero con altri compagni dell'università, rimanemmo entusiasti di quello che diceva, delle prospettive nuove che si aprivano davanti a noi, che in grosso modo gravitavamo nell'orbita socialista. E quindi eravamo interessati a queste novità. Le novità lui le ha realizzate nella zona, nel suo territorio, appunto nella, no, la, diciamo, questa nuova missione democratica l'ha realizzata nella zona di Morea, dove c'era la sede della Olivetti, eccetera. E quindi si è creata veramente una comunità, nel senso pieno della parola, che cioè non c'era il padrone che comandava, ma comandavano tutti insieme, ognuno dall'ultimo posto al più alto apportavano la propria esperienza e quindi aveva una voce in capitolo nelle decisioni, nelle grandi decisioni che influenzavano le scelte della produzione dell'azienda. A Napoli ha fatto una cosa bellissima, a Pozzuoli, ha creato l'Olivetta a Pozzuoli, innanzitutto la fabbrica concepita in modo nuovo, la fabbrica, e qui c'è l'architetto che può dirlo meglio di me, modellata sui bisogni dell'operaio che sta è costretto, che deve lavorare 8 ore al giorno in un certo ambiente, quindi deve avere la luce, l'aria, la pausa giusta, e quindi era veramente un'anticipazione ante litteram del socialismo vero, quello che abbiamo, che si legge ancora sui libri, e quando si parla di Owen e degli altri, il socialismo utopistico, insomma erano dei tentativi per umanizzare la fabbrica nel senso di adeguarla alle esigenze dell'uomo, dell'operaio che ci doveva vivere, e quindi doveva comunque dare il prodotto alla fine delle ore di lavoro, perché è necessario pure assicurare la produzione, altrimenti i conti del dare e dell'avere non quadrano. Dunque era un modo anche gioioso di lavorare, di fare il proprio dovere e di sentirsi come a casa propria, dentro la fabbrica, lavorare direi quasi giocando. Sì, io quindi è una cosa meravigliosa che poi lui ha tentato di trasferirla anche nell'architettura a Matera, con il recupero della città dei sassi di Matera, che oggi sono patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. E dunque è stato un personaggio di straordinaria rilevanza sociale, è stato presidente dell'INO, Istituto Nazionale dell'Urbanistica, quindi ha impresso al suo tempo una svolta epocale all'architettura, anche nel modo di costruire, nel modo di vedere gli edifici, eccetera, eccetera. È stata una rivoluzione incompiuta perché era legata alla sua persona, alle sue possibilità finanziarie notevoli, e che comunque metteva a disposizione di questa grande causa, perché il movimento comunitario lui l'ha creato finanziandolo di tasca sua. Quindi questo dimostra che cosa? Che lui innanzitutto era una sola cosa con il movimento, che credeva nel movimento che lui aveva immaginato, e quindi il movimento era una sua creatura, non era uno strumento per soggiogare gli uomini e comandarli, no, era uno strumento di liberazione collettiva, perciò movimento comunitario. Sì, bellissima esperienza. È stata un'esperienza studiata, che rimane nella storia, e purtroppo non ha avuto in seguito, non è inciso anche nella realtà urbanistica, perché poi hanno avuto il sopravvento i comunisti del partito, cioè gli architetti di partito, i reggimentati e così. E il caso che cita lui è anche esemplare, sia pure piccolo nelle sue dimensioni. Quando si esclude un professionista perché la sua visione è alternativa a quella del potere, il potere che deve soggiogare, che deve dominare, ma non deve servire,
Ecco, è sintomatica quella piccola vicenda che si inquadra in una tradizione deleteria che ci fa essere sempre gli ultimi della classe. E in modo particolare questo è un aspetto dolente perché ci dobbiamo confrontarci con il resto dell'Europa e del mondo. Bene, allora io direi un'ultima parola, tu hai citato un ministro Irpino. Ah, sì. Cioè, ministro Irpino è molto caro a mio nonno, quindi dato che siamo in casa sua, io devo fare un mea culpa. Mia colpa postumo, perché quando Fiorentino, mi riferisco a Fiorentino Sullo, era in auge, io da socialista qual ero? No, di contrapponevo. Sì, ho cercato di contrastarlo, ma a distanza di tempo ho avuto, non specificamente nel campo dell'urbanistica, no, perché lui è rimasto famoso per avere fatto uno schema di legge sulla riforma urbanistica che non è stata mai attuata. Ecco, parliamo della riforma urbanistica. Questa riforma aveva come cardine l'uso diverso del suolo, cioè dire, era basata su due cardini: la concessione edilizia, cioè il privato chiedeva il permesso, diciamo così, in termini semplici, di poter costruire, e l'ente pubblico, il comune, dava la concessione. Però restava il suolo, rimaneva di proprietà pubblica per almeno 90 anni. E allora questi erano i due cardini che non piacevano ai palazzinari, e fu imbastita una propaganda orribile contro quest'uomo che si era impegnato veramente per il bene comune, perché riteneva che non fosse giusto dover acquistare una casa con grandi sacrifici e vedere il frutto poi della speculazione del suolo, i prezzi che arrivavano alle stelle, senza che nulla si facesse, perché una volta stabilito che quell'area diventava edificabile, il prezzo di quell'area, che prima era prezzo agricolo, poi diventava oro. E che cosa aveva fatto il proprietario di quell'area per mettersi in tasca quell'oro? Niente. E quindi questo era un guadagno non guadagnato, un guadagno immorale. E lui lo dice molto bene quando fa la premessa al suo schema di legge, dice: noi non vogliamo abolire la proprietà privata dell'abitazione, perché lo Stato non saprebbe che farsene della proprietà della mia abitazione, tanto per dire, no? E quindi l'interesse collettivo è quello di impedire la speculazione, di fare in modo che la speculazione, se dà un frutto, questo frutto venga goduto dalla collettività. E quindi tutti dei meccanismi particolari diretti a impedire questa, ma intanto la propaganda fu imbastita contro, e vennero fuori anche delle infamie sul conto di Fiorentino Sullo, però la verità è che fu lasciato solo da tutti i partiti, tutti, anche i socialisti, anche i comunisti, che si arrabbiavano tanto contro gli speculatori, contro i palazzinari, eccetera eccetera. Quando venne la prova del 9, Fiorentino Sullo fu lasciato solo, in una maniera ignobile, ed è stato veramente un grande parlamentare, perché ha lasciato un'eredità, diciamo, politica di una dimensione eccezionale. E purtroppo dopo 60 anni, 70 anni, abbiamo perso la speranza di poter riprendere in mano questo problema. Ci ha tentato di recente Vezio Dolicea, l'architetto di Italia Nostra, il quale ha scritto un libro bellissimo, Nella città dolente, così si intitola, dove enumera tutte le brutture architettoniche in Italia, e quindi ripropone la legge Sullo, la ripropone all'attenzione nazionale. È un tentativo che purtroppo gli animali sono scappati. Non è destinato a dare il suo frutto, perché i palazzinari stanno così bene come stanno, tanto è vero che vanno avanti anche quando trovano un sindaco comunista, e fanno quel che fanno a Salerno, ecco, nella prova. Perché bisogna cambiare? Va bene, senti, io devo dirti, sei stato come sempre efficacissimo.
Mi spiace che non ho una poesia di Alfonso Gatto da leggere ai nostri amici. Ovviamente vi consiglio, come conclusione ideale, interamente dedicata a voi stessi, di leggere una poesia di Alfonso Gatto, Salernitano. Fiorentino Sullo muore a Salerno nel 2000, quindi tutti negli leggi... ultimi, Sussi, lasciami dire questo dettaglio: negli ultimi due anni della sua vita passava sempre, io abito nella zona del porto, io lo vedevo la mattina presto verso le 6, faceva tutto il lungomare e saliva fino all'hotel Raito e poi scendeva, così smaltiva il suo grande dispiacere negli ultimi tempi, quando si era ritirato dalla vita, io gli ho fatto un'intervista e devo ripescarla nel mio disordine cartaceo. Se la ritrovi, ce la dai, non la mettiamo sul sito. L'ultima intervista molto bella, lui mi ringraziò e mi fece anche un complimento, dice: sai scrivere molto bene. E questo fatto mi piace dirlo, perché mi veniva detto da lui, da uno come lui. Sono contento di ricordare Fiorentino Sullo, perché veramente è stato un personaggio straordinario. E sono contento, tra l'altro era il Pino. Mi ricordi mio nonno, mi ricorda l'affetto che gli legava, e soprattutto perché ci dà l'opportunità appunto di parlare di questo argomento. E quindi, per concludere, il mio mea culpa, perché me ne sono accorto con ritardo, ma effettivamente in realtà l'importante è accorgersi del problema. Ti ho reso un omaggio prima con l'intervista e poi un omaggio posto con questo ricordo. In questo, con questo modo ricordo possibile. Va bene, e dunque noi terminiamo qui. Ringraziamo tutti i presenti, facciamo un applauso per la presenza. Questa è casa tua, quanto ti vogliamo bene, sai che questa è casa tua. La programmata gita che questa settimana avevamo anche la gita del 6, siccome nessuno ha dato disponibilità a farlo, non si farà. C'è Raffaele lì, che, cioè, credo ci sia ancora, no? Se n'è andato, non lo vedo. È andato via, no? È andato via. Per sapere si faceva la gita di 6, era del sabato, domenica, comunque non si fa, perché non abbiamo avuto disponibilità, io stesso per la verità non lo stavo. Ringraziamento all'editore che... Vabbè, lei lo ringrazia, io lo ringrazio. Facciamo un applauso alla categoria. Veramente controcorrente. Veramente controcorrente. Ringraziamo tutti voi, noi ci vediamo la settimana prossima, e quelli che vengono o al villaggio dei ragazzi venerdì a Maddaloni alle 17.30 o alle 20 al canale Sessa Lunga, il libro di Maurizio Giovanni. Ovviamente ci rivediamo in studio. Vi ringrazio tutti, grazie. Grazie a voi, te lo sento.